Di nuovo buongiorno a tutti, ho attivato la registrazione così che tutti possono vederla anche a posteriori. E eccoci qua, inizia una nuova settimana, 6 di marzo, e ci ritroviamo con il FuzzyMib che dà l'assalto alle resistenze. E partiamo quindi molto forti con questo bel tentativo di rottura dei massimi. Siamo oramai nel mese di marzo, abbiamo tutto sommato passato indenni o quasi il mese di febbraio. Avevamo ricordato come febbraio è tradizionalmente un mese insidioso, e qualche ritracciamento, insomma, abbiamo visto un po' di discesa nel mese di febbraio, c'è stata. Ma tutto sommato niente di clamoroso. C'è stato questo pullback dai massimi 27.900 punti fino in area 26.870. Abbiamo perso circa un migliaio di punti, ma poi li abbiamo velocemente recuperati e ora sembrerebbe che entrati nel mese di marzo, e come ho già detto, marzo-aprile tendenzialmente sono per la statistica mesi positivi per le borse. Sembra che ci siano i presupposti per andare a rompere i massimi che risalgono al gennaio del 2022 e, come abbiamo già detto tante volte, da lì spazio per salite ulteriori ce ne sono parecchie, soprattutto per il mercato italiano, che è quello più in forma, più pimpante. Questa mattina sono tanti i titoli che sono in positivo, anzi si fa prima quasi a citare i titoli che sono negativi, che sono nei titoli maggiori. Abbiamo Diasor in Amplifon che perde il 2,42, Saipem in negativo, meno 0,77, Technogym, però nel complesso, insomma, tutti gli altri, ad eccezione di Buzzi e Campari, anche sono titoli che stanno viaggiando in terreno positivo. Dal punto di vista quindi degli indici, direi che a un nuovo massimo avremo tanti segnali di acquisto anche multi-day, tanti titoli che andranno a generare segnali di nuovo di riacquisto. Nella rubrica dei segnali multi-day, del report daily, già diversi titoli che hanno ridato segnali di acquisto li abbiamo inseriti in macchina, da Azimut fino a Poste, e poi abbiamo segnali di acquisto su Banca Generali, Enel, Moncler, Interpump e la stessa Azimut che mi pare avessi già citato. Quindi tanti titoli, e non mancherà molto anche ad avere nuovi segnali di riacquisto anche su STM. E la stessa Saipem, che stamattina abbiamo detto essere un po' debole, ed altre ancora. Dal punto di vista del trading su indici, il Nasdaq sta risollevando nuovamente, si sta riportando dopo questo key reversal rialzista. È tornato sopra i 12.250, che è questa prima soglia di resistenza in verde, e poi abbiamo questa che è l'ostacolo più forte che ancora non è riuscito a superare in area 12.890. I mercati europei, in particolar modo l'Italia, rimangono, a mio modo di vedere, ancora mercati da sovrappesare in ottica di investimento in portafoglio. Il DAX, che è rimasto più indietro dell'Italia, perché vedete, mentre l'Italia è sui massimi del gennaio 2022, è ancora parecchio indietro, però rimane ben impostato. Anche il DAX sarà da osservare soprattutto questa resistenza, i 15.705, che speriamo riesca ad essere violata, e a quel punto il DAX, pure sfruttando la stagionalità positiva, dovrebbe avere strada spianata per tornare sul massimo relativo precedente in area 16.274 del gennaio del 2022. Per quanto riguarda i flussi dell'HFT Flow Scanner, questa mattina abbiamo visto flussi dalle 9.05, in particolar modo
su Saras e Bami, cioè Banco BPM, seguito da MPS, questo fino alle 9:30, e poi dalle 9:30 in avanti Bami ha preso il sopravvento, il titolo con maggiori è stato il titolo con maggiori flussi, e in questo momento scavalcato da Nexi. Vi vado a mostrare il ranking per chi non utilizza l'HFT Flow Scanner. Eccolo qua, vedete la classifica dalle 9:05: Nexi, Bami, Inuit, Bipper, Saras, Pirelli, Poste. Questi sono i titoli con maggiori flussi delle macchinette HFT. Al lato opposto, Amplifon, vedete il titolo più venduto dagli HFT, seguito da Saipem e Telecom Italia. Questo dalle 9:05. Vediamo invece la situazione dalle 9:45, quindi andando a guardare solo gli ultimi 20 minuti, andiamo a riaggiornare e vediamo quali sono i titoli. Se ci sono titoli che hanno persistenza degli acquisti, in particolar modo, vedete, dalle 9:45, Nexi, Bami, che sono i due titoli più forti negli ultimi 20 minuti, con maggiori acquisti degli HFT, seguiti da Amplifon, A2A, Pirelli e Unicredit. Quindi Nexi e Bami questa mattina stanno facendo in particolar modo la parte del leone. Io tra l'altro Bami l'ho comprata stamattina già alle 9:30, non sono ancora andato a vedere se ha colpito il target, credo di no, però sono abbastanza fiducioso che ce la possa fare. Torniamo alla nostra piattaforma Visual Trader, eccola qua, e vado a vedere se avete delle domande, mi pare di sì. Dunque, volevo chiedere, questa mattina c'era Bami, Bipper e Banca Mediolanum nel 9:05 con maggiori flussi. Nell'arco di 50 minuti sono andate anche sotto come maggiori vendite. Ora abbiamo altri titoli con maggiori flussi. Come è gestita la cosa per un'entrata? Allora, io ho già spiegato diverse volte, vi invito ad andare a vedere sul canale YouTube. Se andate sul mio canale YouTube e digitate HFT, vi escono tutti i video in cui abbiamo fatto le dirette. In particolar modo ne abbiamo fatte due dedicate esclusivamente a HFT, in cui abbiamo spiegato per filo e per segno l'operatività, tutti i consigli e come lo utilizziamo io e come lo utilizza Luca Barillaro. È un supporto all'attività di trading. È un'indicazione di dove si stanno concentrando le macchinette. Io lo utilizzo in un modo, Barillaro in un modo leggermente diverso. Ognuno magari può trovare anche un metodo diverso, ulteriore rispetto a quello che utilizziamo noi. Io ripeto la mia modalità, però vi invito comunque ad andare a guardarvi i video precedenti. Torno su HFT, quindi visto il tema, poi andiamo a rispondere a altre domande. Eccolo qua. Allora, breve riepilogo. L'orario che va impostato, che si imposta qua, è l'orario di partenza, ok, dello scan. Se impostiamo 9:05, io non vedo i flussi delle 9, delle 9:05, cioè dei primi 5 minuti. Io vedo i flussi dalle 9:05 alle, ora sono le 10:10, vedo i flussi dalle 9:05 alle 10:10. Quindi quali sono stati i titoli con maggiori flussi calcolati come somma dalle 9:05 alle 10:10, un'ora e 0,5 di contrattazione. Dalle 9:05 perché non si mette le 9? Perché servono almeno 5 minuti per poter iniziare a calcolare i flussi. Ok? Quindi se io mi imposto 9:45 come ho fatto adesso, come dicevo prima, vedo i flussi dalle 9:45 al momento in cui ho richiamato lo scan, ho cliccato sul tasto aggiorna.
La prima ora e mezzo di contrattazioni è quella dove al mattino è più insistente l'operatività, l'attività degli HFT, dove si vedono maggiormente, si notano maggiormente questi flussi e dove c'è maggiore volatilità. I titoli su cui si concentrano gli acquisti degli HFT sono quelli che hanno maggiori probabilità nei primi momenti del mattino di continuare a salire, soprattutto se c'è persistenza in questi flussi. Per cui, se costantemente nella prima mezz'ora i titoli che hanno molti flussi e continuano ad avere persistenza anche tra le 9:30 e le 9:45, sono solitamente i titoli che hanno buone chance di continuare a salire intraday e di raggiungere un target intraday anche nell'ordine dell'1%, talvolta anche di più. Quindi io vedendo buoni flussi, poi tra l'altro non solo oggi, ma anche nelle sedute precedenti su BAMI, questa mattina ho deciso di entrare su BAMI. Questa è la logica dell'utilizzo dell'HFT, quindi andare a cercare titoli, soprattutto nella prima mezz'ora, nei primi 45 minuti, che hanno una buona persistenza degli acquisti, che si posizionano nelle prime posizioni del ranking e che hanno una buona persistenza degli acquisti. Poi, in caso ci siano situazioni che si stanno monitorando, situazioni tecniche particolari, è ancora più interessante andare a guardare i flussi come segnale di conferma, perché dov'è utile andare a guardare i flussi? Se ad esempio un titolo rompe una resistenza nelle primi 45, nella prima ora di contrattazione, se rompe una resistenza con flussi e si trova nelle prime posizioni del ranking, quel titolo ha buone probabilità di continuare a salire, quindi di essere un buon break, non un falso segnale di rottura della resistenza, ma un segnale di resistenza, di rottura della resistenza che ha buone probabilità di andare a generare un ulteriore rialzo significativo delle quotazioni. Così come l'HFT lo si utilizza per andare ad analizzare situazioni di un titolo che magari arriva su un supporto, si nota un titolo che arriva su un supporto e da lì arrivano flussi in acquisto, quelle sono situazioni pure che possono essere molto profittevoli perché significa che le macchinette ritengono il supporto un livello di acquisto dove iniziare a comprare e spesso e volentieri si notano su dei supporti, se arrivano HFT che comprano, rialzi significativi. Spero di aver sintetizzato la situazione, di averla chiarita un po', però invito comunque ad andare sul canale YouTube, come dicevo prima, e guardare le dirette che abbiamo fatto, tutte dedicate all'operatività con HFT. Torniamo su Visual Trader e andiamo a vedere Amplifon perché c'era una richiesta di andare a guardare Amplifon, così la guardiamo anche magari nell'ottica non solo tecnica, ma anche di quello che si diceva prima, ossia dei flussi. Andiamo a vedere il titolo Amplifon, eccolo qua. Allora, titolo Amplifon. Se andate a vedere la registrazione della scorsa settimana, Amplifon era un titolo, ne abbiamo parlato su Classe NBC e anche nella diretta proprio di venerdì mattina, e si osservava come Amplifon fosse ben intonata, ci fossero degli acquisti delle macchinette HFT. E che quindi il titolo stesse salendo, però avevo anche evidenziato questo box, ho detto io non mi fido troppo di Amplifon perché è un titolo che già è arrivato più volte sulla resistenza 29,38, 29,40, non è detto che riesca a romperla, quindi ho detto intraday può essere anche una buona scelta posizionarsi su Amplifon con l'obiettivo di arrivare in area 29,30, 29,38, 29,40, oltre. Sono un po' più scettico e quindi per il multi day non sono troppo convinto.
è riuscita intraday, mi ha in parte smentito perché anche oltre ad arrivare sui 28, 29-38 è andata anche oltre, quindi oltre anche il mio scetticismo. Però tutto sommato il mio scetticismo fa sì che questo è lo stesso livello comunque che era già tracciato la scorsa settimana, c'è un secondo livello di resistenza 30,20, e tutto sommato un po' di ragione ancora non è, potrei averla, perché siamo arrivati abbiamo rotto il box, però siamo arrivati comunque su questo secondo livello di resistenza e questa mattina il titolo è tra i più venduti dalle macchinette HFT, quindi proprio su questo livello che era già tracciato la scorsa settimana, 30,25, il titolo sta ritracciando. Per cui io ancora in ottica multi-day, finché non rompe il 30,30 in chiusura, magari in chiusura, io secondo me non si può ancora parlare di inversione di trend di medio periodo da parte di Amplifon, quindi un pochino di prudenza ancora io ce l'avrei. Anche alla luce proprio dei flussi che ci sono quest'oggi, però dovesse rompere, tornare, i flussi dovessero invertirsi nuovamente e andare a spingere oltre i 30,30 Amplifon, allora secondo me diventerebbe un buy anche multi-day con un possibile segnale di inversione con target successivo su quest'altra resistenza che è quella dei 32,83 data del 4 luglio del 2022. Spero di essere stato chiaro, quindi c'è questa trend line, questa resistenza da abbattere proprio sul massimo della settimana scorsa e vedremo che cosa accadrà. Per quanto riguarda altri titoli che avete segnalato, andiamo a vedere le vostre domande. Dunque, Telecom, fai alcuni primi che target resistenze ha? Allora, Telecom. Dunque, beh, Telecom non sono state le macchinette a fare i volumi dei primi minuti. Telecom l'abbiamo visto prima, è tra i tre titoli più venduti dagli HFT. Quindi gli HFT si sono messi in vendita su Telecom oltre che su Amplifon questa mattina. E dalle 11, dalle 9:45 un po' meno perché il titolo più venduto è Inwit negli ultimi 20 minuti, però nei primi minuti Telecom era stato uno dei titoli più venduti. Andiamo a vedere il titolo Telecom anche dal punto di vista grafico, eccolo qua. Lo riaggiorniamo per sicurezza, riscarichiamo lo storico, è aperto come vedete molto, molto forte e quindi ci sta che siano partite delle prese di profitto con delle vendite che lo stanno respingendo rispetto ai massimi toccati nei primi minuti, che lo stanno respingendo giù a chiudere il gap. Che si è formato con la seduta di venerdì e quindi in questo momento la chiusura del gap potrebbe essere abbastanza probabile con un ritorno quindi in area 0,3140 su un gap di questo tipo in situazione di ipercomprato. Adesso qui non ho l'RSI perché avevo analizzato questa mattina la volatilità dei titoli, andiamo ad aggiungere l'RSI, ma direi che dopo questa salita sia molto probabile che il titolo fosse effettivamente in ipercomprato di breve. Eccolo qua, l'RSI lo andiamo ad aggiungere, così vediamo anche che cosa ci dice questo importante oscillatore.
valore di 70,45, effettivamente il titolo era in ipercomprato. Attenzione, non penso sinceramente che dopo aver chiuso il gap possa anche generare un key reversal ribassista. Credo che sarebbe un po' troppo pensare anche ad un key reversal ribassista, però la chiusura del gap ci starebbe. Nel caso però dovesse disegnare un key reversal ribassista, avremmo poi un da valutare, fare attenzione perché potrebbe nascere anche quindi un segnale di inversione di breve periodo. Certamente non è il momento ora di andare long, se non si era già long prima, non è il momento ora di andare long con un gap aperto in questo momento abbastanza ampio e con flussi in vendita. Poi vediamo se avete qualche altra domanda. Dunque, Enel e Eni stanno creando una base di accumulo, sarebbe un buon momento per entrare long. Allora, su Enel, i clienti che seguono il report daily sanno, e l'ho citato prima, che abbiamo un ordine attivo, però è un ordine attivo come stop order, quindi non entriamo long adesso, attendiamo che il titolo si porti sopra le resistenze. Forse l'avevo anche già analizzato la scorsa settimana, mi pare, su Class NBC venerdì scorso. Vedete che siamo circa a metà strada tra questo supporto e questa resistenza. Su questo supporto ha disegnato un key reversal rialzista. A mio modo di vedere, o ci si posiziona quando c'è un titolo che è vicino a un supporto e forma un key reversal rialzista, o si entra subito con la possibilità di stopparsi sotto il supporto, okay? Quindi supporto, pattern di inversione, la tecnica dice o si entra subito e ci si stoppa sotto al supporto, sotto al minimo del key reversal, oppure se si aspetta, come in questo caso, non si è entrati qui, non si è entrati questa mattina, ora siamo già tra questo supporto e questa resistenza, circa metà strada, quelle situazioni che, ripeto sempre, io le chiamo di limbo. A metà strada tra un supporto e una resistenza è come lanciare una moneta. Non si fa nulla perché lo stop è già abbastanza lontano e quindi il rischio è più ampio. Non è detto che il titolo debba per forza riuscire a raggiungere la resistenza, potrebbe anche ritracciare nuovamente, potrebbe anche essere una situazione di short, potrebbe essere muoversi magari da lì in avanti per 10 giorni, 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane in laterale tra i random, tra supporti e resistenze, che tante volte abbiamo visto situazioni di questo tipo, come già si è mosso da fine gennaio in avanti, in questo intervallo. Quindi per me Enel in questo momento non c'è da fare nulla. Poi se dovesse, le tecniche sono due sempre: o operare la rottura delle resistenze, che è quello che facciamo nella rubrica dei segnali daily, oppure si compra su un supporto, e in questo momento non sono verificate nessuna delle due situazioni. Andiamo a vedere Eni. Eni, anche qua c'è stato un key reversal rialzista, anche questo l'abbiamo analizzato venerdì. Se andate a vedere la registrazione che ho condiviso, quindi non c'è nulla di nuovo. L'unica cosa un po' nuova è che, se non ricordo male, venerdì su Class ho detto che Eni, secondo me, avrebbe potuto rimbalzare un po' e avremmo avuto un segnale di conferma, magari il segnale di acquisto, segnale di forza al superamento di questo massimo 13,54, massimo che è stato superato. L'ideale sarebbe portarsi sopra i 13,614, che è questo livello qui, e questo minimo. Questo minimo è stato un supporto e ora è diventato resistente. Quindi il segnale, a mio modo, di inversione sarà confermato alla rottura di questo livello, quindi 13,614, e lì potremmo avere buone chance di una risalita di ENI verso i 14 euro.
14 € diventerebbe il primo target. C'è questo buon supporto in area 13 e vedremo al superamento dei 13 e 600 e qualcosa se riuscirà poi ad accelerare andando verso il 14, che come ho detto poco fa dovrebbe essere il prossimo target di Eni. Vediamo se c'è qualche domanda ancora, vediamo di fare le ultime due, Piaggio e Geox. Questa domanda risponde a lui. I supporti e resistenze sul grafico sono studiati da lei o Visual Trader che li mette automaticamente. I supporti che vedete sul grafico sono messi da me, non sono messi da Visual Trader. Quello che calcola Visual Trader sono questi canali. Questo è un canale di regressione lineare. Vedete questo canale qua, ascendente, 1, 2 e 3 linee. Questi li mette Visual Trader. Supporti e resistenze invece. Che sono queste linee per chi non fosse un esperto, queste linee orizzontali che vengono tracciate su massimi e minimi, vi traccio io. Dicevamo di Prysmian, se non ricordo male, no, Piaggio e Geox. Andiamo a fare gli ultimi due titoli per questa mattina. Piaggio. E Geox. Cambiamo paniere, eccola qua. Piaggio ha fatto una bruttissima candela la settimana scorsa. Questa candela qua è un key reversal ribassista. Magari tra poco ve li condivido all'interno del gruppo Telegram, così vi do tutti i key reversal ribassista in situazione di ipercomprato. Come è questo caso su Piaggio, quindi questo potrebbe essere un segnale di esaurimento del trend di breve, a buone probabilità di esserlo. Tra l'altro, doppio key reversal, no, per poco, questo non è stato un key reversal ribassista, ci è mancato poco, l'ha fatto poi qui con una perdita del 4,38, dovesse mollare il minimo ai 3,886, credo andrebbe giù verso i 3,72. Quindi entrare adesso dopo un key reversal e ribassista non è ancora stato smaltito del tutto l'ipercomprato, è un po' rischioso. Se uno lo vuol fare, a mio modo di vedere, deve stoppare la posizione, valutare se stoppare la posizione sotto al minimo del 3 di marzo a 3,886, perché rotto questo minimo potrebbe scendere su quest'altro livello di supporto dei 3,73, questo livello qua. Vedete che è un bel livello di supporto questo. Poi avevamo detto Geox. Eccoci qua. Geox è situazione molto più interessante in questo momento, perché è vero che anche qui c'è stato un key reversal ribassista, ma fuori dall'ipercomprato, fuori di poco, ma fuori dall'ipercomprato. Con il titolo che è ritornato forte su questo livello di resistenza in giallo che ho tracciato da parecchio tempo, e adesso andiamo a vedere perché ho tracciato questo livello di resistenza. Andiamo a mostrarlo in un colore diverso, così lo vedete meglio. Lo facciamo blu. Andiamo a vedere perché questo livello di resistenza, eccolo qua, è un livello che ci trasciniamo dietro, l'avevo tracciato in questo periodo qua, 2000. Io traccio dei livelli anche molto indietro, vedete che poi spesso ritornano. Si nota questo livello di supporto nel 2019, vedete come è stato toccato diverse volte quest'area nel 2019. Poi è stata anche resistenza. E adesso è tornata nuovamente ad essere resistenza. Siamo arrivati qua una prima volta su questo livello, risale a 3 anni fa, quasi 4. È stato toccato questo livello di resistenza e poi Geox è scesa. Qua di nuovo è stato ritestato. Qua è stato sbavato, ma formando un key reversal ribassista, non in ipercomprato. E qui nella seduta di venerdì scorso è riuscito, anche se di poco, a romperlo, però siamo ancora lì. Quindi vedremo. In teoria la resistenza è stata rotta, ma è stata rotta in modo debole.
Quest'oggi il titolo riperde lo 0,86%. Direi che sarebbe meglio attendere la violazione del massimo della settimana scorsa, che è 1,176, prima di magari entrare in acquisto in ottica di medio periodo se si è flat, con l'obiettivo di un ritorno sull'1,382. Se invece si è long perché si è stati bravi a comprarla al superamento magari di questa resistenza qua sullo 0,871, direi che questo sia il livello di supporto da andare ad osservare, questo qui sotto quest'area di minimo del 23 febbraio a 1,078. Bene, direi che abbiamo detto tutto, facciamo trevi proprio in extremis, poi mi chiedono se ci sono degli sconti su Visual Trader per gli ascoltatori del canale 3, Telegram. Potremmo anche chiedere, beh, mi sembra una buona idea, chiederò a Tradelink se ci fa uno sconto visto che il canale sta anche andando bene, stiamo crescendo settimana dopo settimana come numero di ascoltatori, potremmo anche fare come un gruppo d'acquisto, quindi chiedere se ci fanno degli sconti. È una buona idea. Stamattina manderò un'email agli amici di Visual Trader e chiederò se possono farvi degli sconti. Andiamo a vedere al volo Trevi. Eccolo qua. Trevi, situazione che non mi piace per nulla. Il titolo, vedete, è molto volatile. Questo indicatore che ho qua sotto indica la volatilità percentuale e non l'avevate mai visto, è espressa in termini percentuali perché è il modo migliore per osservare la volatilità, a mio modo di vedere, soprattutto per fare confronti tra un titolo e l'altro, perché l'ATR non è adatto, per fare dei confronti di volatilità tra i titoli. E vedete che il titolo è molto volatile anche in questa fase, quindi volatilità alta significa opportunità di trading speculativo, ma anche rischio. È una volatilità media giornaliera superiore al 6%, quindi livelli che non sono indifferenti. E non mi piace il fatto che dopo questa profonda discesa, il rimbalzo, il pullback si sia esaurito già su un 50%. Del movimento ribassista che ha fatto e senza riuscire a tornare nemmeno vicino a questo massimo relativo precedente. Quindi ci sono tre massimi decrescenti cui ha fatto seguito di nuovo un ritorno di vendite e non mi piace sinceramente una situazione di questo tipo. Guarderei a questo supporto e nel caso cedesse su questo supporto temo che possa tornare sullo 0,30, quindi da seguire. In ottica speculativa, più forse per andare short che non per andare long. Quindi attenzione, soprattutto se siete long, al cedimento di questo supporto, perché potrebbe magari richiamare vendite verso un ritorno su questa base, sullo 0,3147. Bene, vi ringrazio dell'attenzione. Noi ci sentiremo domani mattina su Class NBC. Vi condividerò la registrazione per qualunque cosa, info@enricomalverti.com e tra poco vi metto nel gruppo Telegram la lista di tutti i titoli che hanno formato key reversal, rialzisti e ribassisti, rispettivamente, in situazione, di ipervenduto e di ipercomprato. Buona giornata a tutti, buon trading.